Prende la parola il sindaco della città di Lauria. Grazie innanzitutto all'ANPI, al suo presidente provinciale Antonio Cosentino, al suo presidente locale Fauceglia, grazie a Lucia Carlo Magno, presidente del Consiglio Comunale di Lauria, che rappresenta l'intero Consiglio Comunale, grazie alle autorità militari, al colonnello Ferraro, al tenente colonnello Corvisiero dell'esercito, al corpo dei carabinieri, tenente Gaeta, luogotenente La Rocca, alla guardia di finanza, capitano Mengarelli e altri naturalmente, al maggiore Nicola Messuti, nostro comandante della polizia locale e a tutti i componenti che si sono molto adoperati per lo svolgimento ben fatto, ordinato di questa manifestazione. Grazie all'ispettore Avagliano della Polizia di Stato, agli amici dei Vigili del Fuoco, Scaldaferri Domenico, caporeparto, vice ispettore Miceli Francesco e altri ancora, all'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, sezione di Rivello, presieduta da Antonio Consoli, grazie alle autorità scolastiche, vedo il dirigente Vito Carlo Magno, la vicepreside Limonci Marilena, tante insegnanti, insegnanti e soprattutto tantissime ragazze e tantissimi ragazzi. Vedo tanti rappresentanti di associazioni, di forze politiche, tante cittadine e cittadini, scusate se ho dimenticato qualche organizzazione. Ma voglio sottolineare che la cosa che mi ha più colpito oggi è il vociare dei ragazzi e delle ragazze durante il corteo e quell'applauso alla signora che si è affacciata alla finestra, la signora Mignone Ciampi, che applaudiva ai ragazzi e i ragazzi hanno applaudito la signora, in un incontro bellissimo tra generazioni diverse, accomunate dall'amore per la libertà. Sarebbe per me troppo semplicistico rinunciare al tentativo di rileggere la storia nel senso che fa più comodo a chi, rileggendo la storia, ha provato risaggio. Ma non posso esimermi dal sottolineare la goffaggine con cui sono state fatte alcune recenti dichiarazioni da parte della seconda carica dello Stato a proposito di Via Rasella e del rapporto tra Costituzione e antifascismo. Dobbiamo ricordarlo, perché dice una frase che la libertà va riconquistata ogni giorno. E lo dico ai ragazzi e alle ragazze, voi potete ricordare poco di quella che fu la lotta dei partigiani, ma la lotta dei partigiani è stata la costruzione di quel mondo libero che oggi voi e noi viviamo, quel dono che è stato prodotto dal sacrificio di tanti, è un dono che noi non dobbiamo compromettere e non dobbiamo lasciar compromettere ad altri, lo dobbiamo conservare, lo dobbiamo alimentare. Perché, ripeto, la libertà è una conquista non data per sempre, ma è una conquista che si difende e si radica
nei comportamenti e coi comportamenti di ognuno di noi, di ogni singolo cittadino. E più questi ragazzi e queste ragazze crescono all'insegna dei valori sani, più noi saremo forti nelle nostre radici, ma anche forti nel nostro futuro. Lo dico per Lauria, lo dico per il nostro paese. Ma io voglio chiedermi oggi, in questo breve saluto, oltre a richiamare il passato, che è giusto richiamare, e oltre a stigmatizzare coloro i quali tendono di annacquare quel passato o addirittura di mistificarlo, ma la domanda che oggi io mi pongo: che significa 25 aprile oggi? Che significa onorare quei patrioti, quei partigiani? Che significa oggi lottare per la libertà e per la democrazia? Non c'è un fascismo come quello, un nazismo come quello impersonificato da Hitler o da Mussolini alle porte. Certo che non c'è, lo ricordava bene Antonio Cosentino nel suo intervento precedente. Ma c'è un pericolo per la democrazia nel mondo. Quel pericolo, a mio giudizio, riguarda questa distorsione dell'economia mondiale, che è sempre più pervasa dalla forza dominante del capitalismo finanziario, un turbocapitalismo finanziario che annienta, depotenzia e nullifica il valore del lavoro delle persone. Un capitalismo finanziario che con un semplice click pensa di comandare il mondo, di accumulare enormi ricchezze finanziarie a dispetto di chi lavora nelle fabbriche o di chi lavora nei campi o di chi lavora nelle scuole, nella sanità, e porta a casa uno stipendio di 2.000, di 3.000 o di 1.200 euro al mese. Quelli guadagnano sulla pelle di tantissimi miliardi e miliardi di dollari. Questo capitalismo è collegato con leve di comando che a volte sono oscure e sono anche l'oggetto o la causa di trame internazionali che portano alle guerre, che portano ai conflitti. E allora per me oggi battersi per la libertà significa battersi contro il predominio finanziario del turbocapitalismo finanziario, significa battersi per delineare un nuovo paradigma di sviluppo che superi, almeno riduca, l'ampiezza delle diseguaglianze che vivono i nostri giorni, diseguaglianze che si approfondiscono e che vanno ridotte, così come va affrontato la grande questione ambientale, che è la questione dei giorni nostri. Oggi è diventato quasi uno slogan: la transizione ambientale, la transizione ecologica, la transizione digitale. Ma queste due transizioni devono essere il grande obiettivo per costruire una società più giusta, più umana, più equa, più coesa, più solidale. Questo è il monito, questo l'augurio a voi ragazzi e ragazzi. Studiate queste cose, parlate con le vostre maestre, parlate con i vostri genitori, non state soltanto sul telefonino, sui social, state sui libri, parlate con coloro i quali possono darvi un insegnamento sul passato, perché quell'insegnamento vi farà più forti nel futuro. Auguri a tutti noi per la libertà e per la democrazia. Gianni, forse hai dimenticato la Marina, vedi. Chiedo scusa, credo di aver dimenticato la Marina, e porgo le mie scuse e il mio saluto più affettuoso, ma quando ci sono tante personalità da salutare può succedere, è un errore, ma vedo dal sorriso che sono stato perdonato.